E così siamo arrivati all'appuntamento del giovedì con Canale 2. C'è, amici telespettatori, vi terremo compagnia, io e il mio ospite di oggi, anche per questa trasmissione su Canale 2 TV, emittente, lo ricordiamo, ricevibile in Puglia, ma anche in Basilicata. Non sappiamo ancora per quanto tempo, perché come vi abbiamo spiegato in qualche altra trasmissione, in Basilicata per un semplice fatto caso, per un semplice caso, quindi per il destino, ci fu assegnata una frequenza per le nostre trasmissioni in banda 700 MHz, la stessa banda che questi ultimi governi hanno deciso di assegnare al 5G. E quindi noi tra poco, diciamo tra qualche mese probabilmente, forse anche meno, saremo costretti a lasciare questo canale in Basilicata, in banda 700 MHz, perché dobbiamo dare spazio, anzi il governo deve dare spazio al 5G, ma di questo vi informeremo meglio, insomma ci sarà possibilità di fare trasmissioni specifiche anche con il presidente nazionale della REA, delle emittenti radiotelevisive europee associate, che sta conducendo per noi una battaglia molto forte, che tutte le TV locali affiancheranno, ovviamente, perché interessa a noi come TV. Chiudiamo questo argomento e invece passiamo a parlarvi dell'ospite di oggi che è collegato con noi e con voi che ci state guardando tramite Skype, ovvero Gian Domenico Marroccoli. Ben ritrovato. Sì, ciao, ciao Arturo, buongiorno a tutti i cittadini di Altamura che hanno il piacere di ascoltarci. È parecchio che non ci si faceva una chiacchierata in diretta con voi, anche per un po' raccontare quello che sta avvenendo a Palazzo di Città e nella intera comunità altamurana. Certo. Gian Domenico, dobbiamo ricordare, lei è consigliere comunale di Altamura della Lega Salvini, è presente in consiglio comunale insieme ad altri consiglieri di opposizione che salutiamo tutti, Luigi Lorosso, Gallo, eccetera, eccetera, eccetera. E però dobbiamo dire da qualche mese, questa è una storia già vista, non mi soffermo nemmeno a parlare di questa cosa. Non trasmettiamo più i consigli comunali in diretta televisiva, per cui la gente non è più informata di quello che accade. E ecco perché quest'oggi sentiamo lei così per capire quello che sta accadendo nelle ultime sedute che ormai abbiamo perso completamente di vista. Ma guarda Arturo, hai detto una cosa diciamo davvero reale e vera, perché questo si sente al tatto anche con il confronto con i cittadini, anche se non riusciamo, diciamo purtroppo il periodo è quello che è, non riusciamo a stringere la mano come siamo abituati a fare i nostri Sì. concittadini, ma comunque abbiamo altri mezzi, tra cui anche il cellulare, ci contattano anche sui social per capire il perché. Dopo circa 20 anni le riprese televisive non sono più trasmesse e quindi non sono più visibili all'esterno. Io voglio ricordare, caro Arturo, che oggi, oltre che i consigli comunali non si tengono più in presenza anche per una scelta dell'amministrazione, perché ieri abbiamo visto in Senato o in Parlamento o anche più vicino a noi, la Regione Puglia, dove si continua ad avere le assemblee in presenza, quindi questo non è che sia vietato. Io non so quale criterio abbia spinto l'amministrazione comunale a tentare e continuare questo percorso per videoconferenza. Ma la cosa più strana e più assurda che diciamo, ma è il sentore, il tatto che senti con la gente, ripeto, è che la gente non riesce più a seguirci nei consigli comunali. Quindi non è più, come dire. Vabbè, vabbè. Siamo in guerra, Marroccoli, siamo in guerra e durante la guerra non si può fare informazione, le emittenti devono zittire. Siamo in guerra, è una vera guerra questa, ci mancherebbe. Guarda, Arturo, io continuo a leggere dai social, ma anche da qualche consigliere comunale che a volte invito ad avere un'ampia informazione sulla storicità degli atti della pubblica amministrazione del comune di Altamura. Quando continuo a leggere
anche dei post o anche, ripeto, da qualche consiglio comunale, che le dirette televisive costavano circa 60.000 euro all'anno. Io ricordo, perché poi sono atti pubblici, È falso, è falso. ma sono atti pubblici, ecco perché molto spesso io ormai ho imparato dalla mia lunga esperienza in consiglio comunale e anche quella politica, ad avere cognizione di quello che si dice, perché a volte veramente si raccontano tante fesserie e inciampi cioè nel banale, inciampi in quel chiacchiericcio futile che lascia il tempo che trova. Voglio ricordare che c'è stato un appalto già di tempo, cioè tempo fa, che erano circa, adesso non ricordo molto bene, ma stiamo parlando di circa 20.000 euro all'anno. Quindi Va per bene. dare informazioni all'esterno, per dare informazioni all'esterno e per soprattutto rendere trasparenti i lavori di un consiglio comunale, perché io voglio ricordare a me stesso, ma lo ricordo all'intera comunità, che tutti i consigli comunali da 20 anni a questa parte erano molto seguiti da cittadini di Altamura e che avevano anche un'ampia informazione di quello che succedeva a Vabbè, Palazzo però Vicino. Marroccoli, mi scusi, io non vorrei ritornare sempre sullo stesso argomento. Guardi, cambiamo, voltiamo pagina, perché lo sappiamo, ogni qualvolta c'è un cambio di governo al comune di Altamura, chissà perché chi va al governo non gradisce, la diretta televisiva, non vuole che ci sia Ah, guarda. la trasparenza, ma questo è successo sia con la destra che con la sinistra, per essere Sì, precisi. E chi sta io sono. all'opposizione ha sempre, come dire, da recriminare questa cosa, e poi quando si va lì a governare a tutto si pensa, meno che alla trasparenza. Però perché non voglio trattare questo argomento? Perché siamo Sì, in guerra Arturo, davvero e ci ma sono concludo. persone con gravi difficoltà, c'è gente che sta chiudendo le proprie attività, la televisione in questo momento sembra un'arma di distrazione di massa, non vogliamo che lo diventi, assolutamente. Cioè, è un argomento che abbiamo già detto, ridetto milioni di volte. Se il governo cittadino vuole questo, è che noi rispettiamo il volere dei nostri politici che rappresentano il popolo, probabilmente. Non so, ma questo è il loro volere e così sia, ci mancherebbe. Occupiamoci invece dei problemi veri di questa città. Mi dispiace però, come dice lei, che addirittura consiglieri comunali, tra l'altro anche avvocati, quindi professionalmente dovrebbero essere accorti e preparati, dicano in consiglio comunale che il costo del consiglio comunale è 63.000 euro. Falsissimo, lo sappiamo, 20.000 euro all'anno quando andava tutto bene, perché poi ci sono stati dei periodi di buco molto lunghi, per cui non è che in 20 anni abbiamo Canale 2 ha avuto 20.000 euro all'anno, ci mancherebbe. Quindi ci sono stati periodi molto lunghi di buco, periodi in cui non c'era la gara, non c'era nulla, quindi periodi in cui Canale 2 ha trasmesso, ricordiamolo, all'inizio gratuitamente i consigli comunali, se ne faceva carico l'emittente, quindi cioè, dobbiamo essere precisi, però è brutto che certe cose si dicano in malafede, perché a questo punto si può pensare solo questo, che ci sia malafede quando si riferiscono cose inesatte a distanza di 20 anni. Noi siamo abbastanza stufi di questo. Ecco, cambiamo argomento, Gian Domenico, la prego, Sì, però cambiamo fammi argomento, perché noi concludere. siamo stufi di ritornare sempre sulle stesse cose. Canale 2 è una TV, se c'è gente che fa ancora confusione tra la TV e la radio, tra la TV e Facebook, a noi non interessa più, cioè rimanessero nella loro ignoranza, ci mancherebbe, noi andiamo per la nostra strada, andiamo avanti, Marroccoli. Sì, ma voglio comunque concludere questo argomento. Cioè, io ritengo che, diciamo, al di là del costo, ritengo che l'amministrazione comunale debba attivarsi immediatamente per continuare a rendere trasparenti quelli che sono E gli va atti bene. della Massise comunale. Chiunque vince, cioè, abbiamo sentito, sono ormai quasi 5 mesi che sentiamo parlare di questo nuovo bando per la trasparenza per le emittenti televisive, però oggi ancora, Va che è bene, va bene. 21 gennaio, non si ha traccia di tutto questo, e questo, diciamo, fa male alla democrazia, ma fa male soprattutto a coloro che, come dire, hanno giovato anche in passato delle trasmissioni televisive proprio oggi per anche occupare dei posti di potere. Ma io la cosa che mi fa strano è che, diciamo, si discute sul costo dei 20.000 euro, però noi siamo ancora in attesa di avere una risposta sui famosi 200.000 euro per le notti estive, siamo ancora in attesa di avere
diciamo un Perché, mi scopo. scusi Marroccoli, perché siete in attesa di sapere dei 200.000 euro dell'estate altamurana? Credo che a quello si rivolga. Perché? Certo, ma perché vogliamo avere anche un'idea precisa di come sono andate le cose. Voglio ricordare che comunque l'estate era ancora in emergenza Covid, come lo siamo ancora adesso, magari un po' meno. Cioè, vorremmo capire come si sono svolti, chi sono stati i beneficiari, quando, cioè, anche perché c'era una platea molto ristretta anche di persone che seguivano, in quanto, come sappiamo, per tutti diciamo, le restrizioni Eh sì. Quindi governative giustamente che stiamo vivendo. Poi volevamo anche. 200.000 euro lei dice per pochissime persone che hanno guardato questi spettacoli, che probabilmente erano sempre gli stessi, tra l'altro, no? L'abbiamo detto anche poi, diciamo pubblicamente, vorremmo anche capire questi famosi 150.000 euro che sono stati spesi per Saverio Mercadante e avere un'idea precisa di quelli che sono i costi, che stiamo parlando comunque di risorse pubbliche. Cioè, ormai veniamo a conoscenza degli atti semplicemente dall'albo pretorio, cioè, dall'albo pretorio del comune. Cioè, noi che magari un po' siamo un po' più navigati, riusciamo ad estrapolare a volte, anche se con netto ritardo, perché voglio ricordare che comunque le delibere poi sono comunque inserite sull'albo pretorio dopo settimane. Quindi abbiamo solo ed esclusivamente dall'albo pretorio un'idea di quello che sta succedendo in città. Siamo venuti anche a conoscenza, questo lo dico anche pubblicamente, ma grazie all'albo pretorio, che la giunta comunale ha bocciato tutti i progetti delle aree mercatali. Cioè, prima in pompa magna un anno fa chiedono ai cittadini la disponibilità di aree al fine di dover, come dire, creare sul nostro territorio un'area mercatale, spettacoli viaggianti, poi casualmente veniamo a conoscenza di una delibera di fine dicembre dove vengono praticamente tutti bocciati e sembra, da quello che si legge in istruttoria, cioè in delibera, che c'erano anche come dire, un'istruttoria positiva da parte degli uffici. Quindi vorremmo capire su che cosa ci sono queste valutazioni, come la politica locale reagisce davanti a queste scelte. Quindi, Perché, guarda. Marocco, mi scusi, giusto per chiudere, per farci una risata. Quindi dicevo bene che Canale 2 e i 20.000 euro sono l'argomento di distrazione di massa, perché si parla di 20.000 euro all'anno e non si dice come sono stati spesi i 200.000 euro dell'estate altamurana e i Ma non solo 150.000 questo. euro di Mercadante, che non so che cosa hanno fatto, dove si sono viste queste cose, che hanno Certo, fatto poi. concerti, quante persone hanno fruito di questi servizi? Cioè, Ed 150.000 euro a chi sono andati? è bravo, ed è proprio questo che noi abbiamo chiesto, diciamo, in più tornate anche durante i consigli comunali, ma non ci sono state mai date risposte. E quindi Certo, c'è perché si parla di alla Canale 2 fine. nel frattempo, no? E poi diventa l'argomento. Vabbè. Io personalmente, Arturo, mo, al di là, diciamo, della stima che mi lega a voi, come cittadino altamurano, che comunque hai sempre dato spazio a tutti i partiti politici, io sono uno di quelli che insiste sulle dirette televisive, perché è uno strumento. Come dire, è l'unico strumento oggi, soprattutto in questa situazione di piena pandemia, dove la gente non può manco più, diciamo, andare in giro per parlare con le altre persone, è l'unico strumento, come bravo, sarà anche una distrazione di massa, ma è l'unico strumento trasparente che riesce, come dire, ad Non entrare nel. solo, mi scusi Marroccoli, se la interrompo ancora, la gente non può andare in giro perché se viene beccata, per esempio, ragazzi che si fanno la passeggiata la sera dopo le 10, se vengono beccati anche da soli per strada, ricevono una bella multa di 400 euro, che non è poco. E poi Quindi in questo in questo modo pensa momento di far cassa il storico, comune? Io non lo so se è opportuno. ma io quello che dico, in questo momento storico dove le difficoltà economiche sono sotto gli occhi di tutti, arrivano cartelle di pagamento diciamo, a tutti i cittadini altamurani. Ho capito che pagare le tasse è un dovere, pagare le tasse è un obbligo, però in questo momento storico dove abbiamo
ormai centinaia e centinaia di attività chiuse, abbiamo i ristoranti chiusi, abbiamo tutto il connesso intorno ai ristoranti, i bar chiusi, che cosa succede? Che continuate imperterriti a mandare gli avvisi di accertamento alla casa della gente. Ma se la gente oggi davvero, davvero, perché io ne sento molto spesso, ci sono i nuovi poveri, non i nuovi ricchi, ci sono i nuovi poveri nelle nostre comunità, gente che comunque non può più fare la spesa, gente che... Gente che ha perso il lavoro. E oggi cosa facciamo? Li bombardiamo di avvisi di accertamento. Io non dico nulla agli uffici, perché diciamo gli uffici fanno il loro lavoro assolutissimamente, hanno delle realtà da fare avanti. Ma diciamo hanno delle norme da rispettare, ma qui parte la politica doveva avere il coraggio in questo momento storico di fare una delibera di giunta oppure di venire in consiglio comunale e confrontarsi su queste cose, dire per 6 mesi, un anno, perché lo possiamo fare, perché voglio ricordare che la Tari, che l'IMU sono diciamo tasse comunali, quindi diciamo dipendono esclusivamente dall'ente del comune di Altamura, magari dare una deroga, dire per 5-6 mesi attendiamo, speriamo presto la fine della pandemia e poi torniamo a rincorrere i non pagatori. Ma oggi con questo clima, ma di che cosa stiamo parlando? E poi investiamo sui 200.000 euro delle attività estive, i 150.000 euro per il teatro, per Saverio Mercadante, tutte altre spese che comunque ci sono. Allora io dico, davanti a questo, cioè sulla pandemia, per aiutare i ristoratori, sì, c'è stato un bando, hanno dato 1.000 euro, anche se, diciamo, ti ripeto, forse con un confronto con le categorie, con coloro che vivono costantemente, con la nostra categoria che sono i dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti, un confronto in maniera preventiva avrebbe reso anche quel bando più appetibile per tutte le altre attività, perché sono state escluse tantissime attività, per esempio sono state escluse le sale scommesse. Io voglio ricordare che quelli sono completamente chiusi, è uno delle tante attività che diciamo non sono rientrate all'interno del bando, e oggi sembra che ci sia diciamo sui 500.000 euro più o meno, quelli che hanno investito hanno messo a disposizione, sembra che siano state spese esattamente la metà, quindi non c'è stata una corsa al contributo proprio perché mancavano tutta una serie di codici Ateco. Ecco perché, diciamo, quando si fanno le cose in fretta non si arriva mai a un obiettivo importante. E questo è quello che fa questa amministrazione. Io sono completamente, come dire, demoralizzato, perché anche sulla questione delle scorie nucleari, voglio ricordare che anche voi avete partecipato nel 2016 a quel famoso consiglio comunale che ha visto 7 comuni partecipare al Teatro Mercadante, e mi vanto di aver organizzato insieme al sindaco Forte, all'amministrazione Forte, quella giornata in cui abbiamo insieme con altri 7 comuni, con la presenza di tutti i sindaci, abbiamo dato vita a quello che è stato veramente un blocco nei confronti del governo nazionale. Oggi purtroppo, per discutere di scorie radioattive, per discutere della nuova localizzazione delle scorie, come ormai è risaputo, che Altamura è rientrata in una nuova mappatura che è la stessa del 2015, abbiamo dovuto ricorrere allo strumento del monotematico che si svolgerà il 28 gennaio per discutere di questo. Non siamo stati convocati. Sì, hanno fatto una conferenza di capigruppo. Io sono demoralizzato per il modo di fare. Sui grandi temi dobbiamo confrontarci nel Consiglio Comunale, e se le minoranze non avessero insieme condiviso l'idea di portare all'attenzione del Consiglio Comunale con un monotematico, ai cittadini che ci stanno ascoltando, se 6 consiglieri comunali inviano una nota al Presidente del Consiglio e al Sindaco al fine di portare un argomento importante all'attenzione del Consiglio Comunale, loro sono costretti
a convocarlo e quindi a discutere dell'argomento. Se non ci fosse stata la determinazione delle forze di opposizione a voler discutere di questo argomento in Consiglio Comunale, io non so di questa cosa che cosa sarebbe accaduto. Sembra che stiano anche individuando, o se l'hanno già individuato, un avvocato esterno per tentare la strada del ricorso nei confronti della localizzazione delle scuole. Ma noi siamo la politica o dobbiamo sempre andare col meccanismo del tecnicismo? Cioè, io ricordo che nel 2016 l'amministrazione Forte e il Consiglio Comunale guidato dal sottoscritto non è andato all'esterno a trovare un avvocato e dargli una parcella che non sappiamo di quanto sarà, per individuare un percorso giuridico nei confronti del governo nazionale. Manca la forza politica, manca proprio, loro non vogliono confrontarsi, e loro erano i primi che hanno raccontato alla città, tramite anche la tua emittente televisiva, perché è così, hanno raccontato mare e monti. Io ricordo che in quel consiglio comunale del lontano 2016 al Teatro Mercadante abbiamo invitato i loro compagni sul palco a mettersi in mostra e a raccontare gli scenari, e oggi questi compagni che lottavano insieme a voi per un mondo migliore, dove sono? Vi siete tutti nascosti. Su questi grandi argomenti che dobbiamo confrontarci, dobbiamo guardarci in faccia davvero e andare in aula e tirarsi anche qualche sedia dietro, figurativamente, cioè in maniera figurativa intendo, però questo darebbe, come dire, un senso alla nostra attività politica e soprattutto alla salvaguardia del territorio. Voglio ricordare un'ultima cosa, che noi siamo stati coloro che hanno messo alla luce una proposta di delibera che era quasi in atto per l'aumento del costo del servizio dell'immondizia, della monnezza. Poi loro che cosa hanno fatto? Sono bravi con le parole a dire: no, ma non è un costo aggiuntivo, stiamo rimodulando il contratto. Comunque, caro Arturo, cari cittadini, si parla almeno da questa bozza di delibera che girava e che è arrivata anche sul mio cellulare, perché io non sono un pazzo che se ne inventa le cose. Si parla di circa un aumento di 200-280 mila euro che vanno comunque a discapito dei cittadini di Altamura. Oggi, con questo clima, vogliamo aumentare le tasse? Questo non è possibile. E ci vuole un confronto prima serrato. No, ricordiamolo, forse a qualcuno non è chiaro che è un momento storico tremendo, stiamo vivendo una vera e propria guerra, c'è gente che sta chiudendo le proprie attività, gente che è stata licenziata, persone che non hanno un lavoro, persone che tra l'altro, lo vogliamo ricordare perché abbiamo fatto anche un'intervista, persone che dormono per strada. Non ci vuole tanto ad occuparsi di queste persone che dormono per strada, cioè il comune non ha immobili, non ha qualcosa da offrir loro, li abbandona questi cittadini? Non lo so, oggi, è la domanda che sto facendo. Oggi ho condiviso un post di un amico, di Peppino Di Sabato, che invitava l'amministrazione comunale, io me ne farò carico perché è vero, a creare un centro d'ascolto come nelle grandi città per tutti coloro che stanno vivendo l'angoscia del Covid, oltre psicologicamente, ma anche tutti coloro che, come hai detto tu, stanno chiudendo le loro attività, stanno perdendo lavoro, stanno perdendo i propri cari, che non hanno la possibilità di fare un funerale degno a un genitore, a un nonno che abbiamo visto comunque crescere, e qui facciamo finta di nulla, non sappiamo neanche i dati precisi. L'altro giorno il sindaco ci dice: no, forse sono 57 i morti ad Altamura, non 27. Ma di che cosa stiamo parlando? No, sembra ma che siano oltre 70, questo è un altro dato, ma da chi dobbiamo avere le certezze di un territorio? Qui non si parla a nulla, ogni tanto abbiamo qualche diretta Facebook, ma voi pensate che l'unico strumento per entrare e incoraggiare
in questo momento la nostra comunità e dire due cose su Facebook, oppure raccontare semplicemente il giorno dopo di quello che dice un DPCM del Presidente del Consiglio. Ma di che cosa stiamo parlando? Io, vi manca proprio il rapporto, vi manca il rapporto quotidiano con la gente. Oggi la gente, come hai detto tu, cioè non può mangiare. Io che ho il polso della situazione, anche per il mio per la sua modesto attività che rappresento, tu noti il confronto con le partite IVA, le difficoltà per andare avanti, e comunque le tasse le devi pagare. Non è che qui si blocca tutto, dice allora non paghiamo contributo, non paghiamo tasse, non paghiamo quello. Cioè, capiamoci. Diamo una svolta a quello che noi facciamo. Invece nulla, nulla. Sì, io non sto sentendo, non vedo una delibera a favore dei cittadini di Altamura. Nient'altro. E oggi il comune è blindato a 360 gradi. E questo mi fa specie, perché sono coloro che pensavano in tanti anni, come qualche altro partito politico, che doveva aprire il palazzo di città come una scatoletta. Io penso che l'avete completamente chiuso. Mi ricordo quando innescarono una polemica controforte per l'apertura del cancello principale del comune. Cioè, loro volevano che si aprissero le porte, e poi cioè, solo da queste piccole cose, dalla trasparenza dei consigli comunali, da tra l'altro, tutto. Ma Rocco, mi scusi, ma a mente ricordo che prima si facevano i bilanci aperti, partecipati, no? Aperti alla cittadinanza, ma sono 2 anni che non si fanno più. Si dà la trasparenza, allora, a quelli che si facevano, quindi siamo arrivati. Ecco, io penso che lei stia questa sera, giusto per fare una battuta, lei stia mandando un messaggio subliminale ai nostri telespettatori, perché vedo che alle sue spalle lei si è messo un quadro dove è raffigurata la frutta. Cioè, ci vuol far credere che siamo arrivati alla frutta? Ma io credo che davvero siamo arrivati alla frutta, veramente, non a caso c'è questo qua oggi. Per fare una battuta, insomma. Proprio perché rappresenta il momento storico della nostra comunità, che siamo veramente alla frutta. O ci svegliamo tutti quanti. Tu prima hai detto una cosa importante. Il bilancio partecipato non esiste più. Ma se a noi arriva il pacchetto già del bilancio, a noi consiglieri comunali, figurati se debbano andarsi a confrontare con i cittadini. Ti arriva il pacchetto, lo blindano, si fanno le loro, diciamo, le loro iniziative futuristiche, quello che loro vorrebbero fare. Poi adesso con la videoconferenza non è che puoi tanto confrontarti con loro, perché c'è il presidente che spinge il bottone e ti toglie la parola, e questo è quello che stiamo vivendo. È una porcheria istituzionale che oggi si sta vivendo. Ecco, Marroccoli, io, giusto per qualcuno dovesse avere qualche dubbio, per dimostrare, ma lo dico soprattutto a noi stessi, che siamo veramente liberi come emittente, volevo farle una domanda. So che sulla discarica, sulle cose da fare in questa discarica che ormai è abbandonata da anni, è stato preso un provvedimento. Cioè, è stato vietato nell'arco di 500 metri ai cittadini, è stato vietato di attingere acqua dai propri pozzi. Bene, ma vorrei capire, ma questa cosa come l'hanno comunicata? Lo stiamo dicendo noi oggi, così per far capire alla gente che cosa sta accadendo, ma i cittadini che abitano nelle vicinanze di questa discarica lo sanno? Come intendono farlo sapere? Non intendo dire attraverso noi, assolutamente. Ci sono anche le radio locali, ci sono tanti mezzi di informazione che stanno a dormire, siamo diventati dei soprammobili. I mezzi di informazione sono diventati dei soprammobili e che non servono a nulla, quando invece proprio durante il Covid dovevano veicolare messaggi di importanza vitale come questa, perché se uno fa un'ordinanza di questo tipo credo che vada anche eseguita, la gente deve anche sapere che non deve prelevare acqua dai pozzi nel raggio di 500 metri dalla discarica. La pensa come me? Ma io la penso esattamente come te su questo argomento. Io credo che i mezzi di informazione, se io fossi stato
il primo cittadino di questa comunità, io avrei, tra virgolette, usato i mezzi di informazione al fine di poter arrivare a casa di tutti quanti. Invece che lei fa un'ordinanza sindacale e che io non sono neanche a conoscenza, oppure me la mandano poi WhatsApp, cioè io dovrei aprire, leggere bene, figurati il 90% delle persone, può stare dietro a leggere l'ordinanza su WhatsApp, oppure l'ordinanza, che ne so, in giro sul manifesto, se ancora le mettono. Il mezzo di informazione è il mezzo più accreditato al fine di poter parlare alla comunità, e questi ne Ci sono anche i fanno giornali, ci mancherebbe, ci sono tanti sì, no, modi, però ci sono, e non è che non ci sono, ci sono. io parlo di tutti i mezzi di Certo. informazione, diciamo, sia online, sia televisivi, sia di radio. Nessuno viene informato su questi argomenti e questo fa male, questo fa veramente male, Va bene, Marroccoli, vogliamo chiudere questo nostro appuntamento, questa nostra trasmissione. Vuole mandare un messaggio anche ai suoi compagni, in consiglio comunale? caro. Ma io credo che oggi è il momento di serrare le fila. Costruire una classe politica preparata al fine di poter governare questa comunità come si deve. Dobbiamo tornare al governo della città convinti di poter fare di meglio di quello che sta facendo questa amministrazione comunale. Perché guarda, io non voglio essere offensivo perché dicono che spesso sono offensivo, ma non c'è informazione, non c'è trasparenza, non c'è confronto, non c'è comunicazione. Che è un cocktail importante al fine di avere, come dire, un rapporto genuino con i cittadini. Oggi la gente ha bisogno di sentirsi vicino alle istituzioni, ha bisogno di sentirsi insieme alle istituzioni per tentare di costruire un futuro migliore di quello che oggi La stiamo gente ha bisogno di vivendo. lavorare, lasciamo perdere ora l'informazione, Canale 2, lasciamo perdere tutte queste cose, È ripeto, non ci interessa. Purtroppo sottinteso, la gente ha la siamo in una situazione grave, c'è gente che necessità veramente non sa come arrivare a fine mese perché non ha un lavoro, non ha più un lavoro, di non ha più un lavorare. reddito. Questi sono i fatti gravi che dei quali bisogna parlare anche nei consigli comunali, però vabbè, non so se lo stanno facendo, io non ne ho idea e non lo sappiamo più ormai. Bene, Marrocco, io la ringrazio. Il problema, ti ripeto, che anche noi siamo convocati sempre in videoconferenza. Immagina, per chi non ha neanche un computer a portata di mano, con un cellulare piccolino, dover seguire un intero consiglio comunale sui grandi temi, credo che sia Diventa imbarazzante. complicato. Tra l'altro, mi scusi, Gian Domenico, io prima di chiudere devo lanciare un piccolo messaggio. Una cosa che ci hanno fatto notare i nostri telespettatori di riferire proprio a voi politici, lo dico anche a lei, no? Che c'è un fatto grave, che mentre le amministrazioni comunali, non parliamo di quella di Altamura, chiedono soldi perché magari ci arrivano cartelle a casa, cose da pagare, tasse da pagare, eccetera, eccetera, e si spendono soldi, come ha detto lei, per tante iniziative anche culturali. Succede un fatto grave, che i cittadini sono costretti nel cimitero nuovo, se vogliono andare in questo momento, questo periodo di freddo, dove le intemperie sono davvero forti, c'è vento, c'è freddo, se vogliono andare a ossequiare, a trovare i loro cari, sono costretti a fare una raccolta di soldi, quindi a raccogliere dei soldi e a fare a loro spese la chiusura. Mettere delle porte, delle finestre al cimitero nuovo. E questo è un fatto grave del quale invece si sarebbe dovuto occupare l'amministrazione comunale, il comune di Altamura. Sono anni che va avanti questa situazione e la gente paga, fa le collette, raccoglie soldi per rendere fruibile il nostro cimitero. Vergogna, l'unica cosa che mi viene da dire è questa. Veramente questo accade già da diversi anni. Io pensavo la situazione fosse risolta. Invece di investire, che poi sono delle coperture in plastica al fine di non far entrare, cioè, le intemperie, ho capito perfettamente di quello che stai parlando. Io pensavo fosse già risolto tutto questo, invece a quanto pare sembra che sia ancora tutto in alto mare. Questo fa male.
alla gente che comunque va a trovare i suoi cari e deve anche, diciamo, pagare un servizio pubblico che credo che sia così scontato da che dovrebbe farsene carico un'amministrazione comunale. E questo è veramente il bluff nel bluff, ecco, se così vogliamo definirlo. Ma sicuramente tornerò su questo argomento e ci aggiorneremo a breve, che sarò molto più chiaro anche con gli uffici, perché se qui non sproni purtroppo non vai da nessuna parte. E questo è un argomento che mi farò carico ufficialmente come consigliere di opposizione di portare avanti e di tentare di risolverlo. Allora, grazie a nome dei nostri telespettatori, che sono tanti, che ci hanno segnalato questo problema che sono diversi anni e che del quale nessuno si occupa, sembra che tutti facciano a scarica barile e quindi poi la gente è costretta ad agire in proprio, ed è una vera e propria vergogna, non è degna di un paese civile che poi spende centinaia di migliaia di euro per manifestazioni culturali che non vede nessuno. Grazie a tutti, grazie a Gian Domenico Marroccoli, ripetiamo, consigliere comunale della Lega. A risentirci, a presto con Canale 12. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie a voi che ci avete seguito, appuntamento domani, al mio posto ci sarà Felice Griesi. Grazie a tutti.